Governo che ha un segno chiaro ed è il segno della destra, del suo programma, del suo contratto, il contratto della paura. Quanto a noi, Presidente del Consiglio, le posso garantire che non vi ripagheremo in egual moneta. Non offenderemo le istituzioni come avete fatto per anni. Per questo la sfidiamo a fare meglio di noi, con i fatti però, non con le fake news, non con la vostra industria privata del fango, non con le bugie. Non vi faremo sconti, ma saremo sempre dalla vostra parte quando difenderete l'interesse del Paese, perché prima delle divisioni di parte c'è l'Italia e l'Italia ha bisogno di verità e chiarezza, non di polemiche e campagne elettorali. Dopo tre mesi in cui avete attaccato violentemente la Presidenza della Repubblica cercando di piegarla, e noi dobbiamo dire grazie alla fermezza e alla saggezza del Presidente Mattarella. Signor Presidente del Consiglio, si chiamava Piersanti, si chiamava Piersanti. Insomma, come si fa a definire quel viaggio drammatico che stanno facendo i migranti verso Valencia? Una crociera. Come si fa a dire la pacchia è finita? Come si fa a dire l'immigrazione è un business? Avete ottenuto il fatto che i paesi europei considerano i confini italiani come confini europei? No, l'unica cosa che avete ottenuto è stata di dividere l'Unione Europea. E questa è una responsabilità storica. Il mix di più investimenti pubblici, meno riduzione della pressione fiscale, più sostegno ai redditi bassi, o ci dite come si fa o state prendendo in giro prima il Parlamento e poi il Paese. Avete iniziato dalla cultura e quindi significa che avete iniziato dai giovani, perché la priorità per voi è raccontare un futuro spaventoso, una società senza lavoro ma piena di redditi di cittadinanza. Noi vogliamo che il governo ci dica dove sono finiti i soldi che i cittadini italiani hanno dato alla Lega. Vogliamo sapere, nel rispetto della magistratura, vogliamo sapere se la Lega ha portato dei soldi all'estero. Signor Ministro, perché continua a non rispondere? Perché continua a non dire la verità agli italiani? Dove è finita la sua spavalderia e la sua forza? Cosa aspettate a restituire 49 milioni di soldi pubblici che sono dovuti agli italiani e che sono oggetto di un atto immediatamente esecutivo? Il movimento che oggi propone di comprimere questo dibattito occupava i banchi del governo quando c'erano proposte di questa natura, commetteva atti squadristi. Quelle zone terremotate non se li meritano gli sghignazzi, non se la meritano questa sala vuota. Meritano una classe dirigente che dà delle risposte. Le nostre sono state insufficienti. Datele meglio delle nostre, ma datele! Dire che certezze scientifiche, in questo caso addirittura sulla salute pubblica, possono essere messe in discussione dalla semplice ricerca del consenso, non è un qualcosa che danneggia questo o quel partito, questo o quella carriera politica, danneggia le fondamenta del nostro stare insieme e noi questo non lo possiamo permettere. Presidente, questo decreto conferma che il nuovo governo interpreta il cambiamento guardando indietro, non avanti. Lo fa il ministro Salvini quando parla di tanti nemici e tanto onore, evocando stagioni drammatiche per il nostro paese. Io mi rivolgo in particolare ai deputati del mio gruppo. Da questo momento scatta lo schema 2. Le pere sono mature e l'albero è spoglio. Ripeto, le pere sono mature e l'albero è spoglio. Andatevi se alla fine di questo provvedimento il potere contrattuale dei lavoratori e dei precari esce più rafforzato. La parola è no, la risposta è no, ne esce più debole la persona, il lavoratore, il precario, ma ne esce più debole anche l'imprenditore. Io credo che l'atteggiamento che abbiamo dimostrato in aula meritasse ben altro. Voi avete fatto peggio che mettere la fiducia, perché voi sì che avete messo il bavaglio alle opposizioni. Le vostre promesse elettorali hanno ingannato i cittadini e siete qui oggi a dire rinvio, prorogo, rimando. E non sarà la maleducazione di qualche interruzione a negare la realtà.
almeno sul terremoto, fate dire, ci sono migliaia di persone. Grazie, grazie. Lavoratori, servizi. Grazie. Presidente, questo è il governo del grande inganno. Stiamo occupando la commissione prima del Senato, dove negli ultimi due giorni abbiamo dato battaglia contro il decreto mille schifezze, che attacca il diritto alla salute dei bambini, il diritto all'istruzione e scippa quasi 2 miliardi di euro ai comuni. Nessuna risposta è arrivata dal ministro a difesa della dignità e dell'onorabilità, oltre che dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura. Parti frasi fatte, signor ministro, frasi fatte. E chiudo con una battuta. Non venite in quest'aula a dire a noi che le sentenze si rispettano. Governate con un partito che ha una sentenza che dice che 49 milioni li deve restituire e non la rispetta. Io non ho niente da insegnare al ministro Toninelli. Mi lasci dire in tutta umiltà che io non ho lezioni da dare, ma dopo 20 anni che amministro la cosa pubblica non ho nemmeno lezioni da prendere dal ministro Toninelli. Me lo lasci dire con molta chiarezza. Ma quella è anche una delle principali direttrici di collegamento tra l'Italia e la Francia. Se noi aiutiamo Genova, lo dobbiamo fare per solidarietà, ma anche per difendere la competitività dell'Italia. Un Parlamento non si può assumere la responsabilità di mettere a rischio la salute non solo dei più piccoli e degli immunodepressi, ma di tutti, perché in questo modo viene meno il senso di comunità. Aver scelto di creare il caos in materia di vaccini, non ve lo perdoniamo, perché è un errore che purtroppo non ricade semplicemente su un gioco tra maggioranza e opposizione. È un errore, è uno sbaglio macroscopico che mette in discussione la salute pubblica, la salute dei nostri cittadini, la salute dei nostri bambini. Si è voluto votare la bellezza di centinaia di emendamenti con un'unica votazione. Questo è assolutamente inaccettabile. Noi abbiamo deciso di abbandonare l'aula con le altre forze di opposizione. Spero si renda conto di questo grave, di quanto grave e destrutturante sia stata la sua assenza. Una pessima figura per l'Italia, in barba al diritto internazionale, alle leggi e agli obblighi italiani e ai più elementari principi di umanità. Perché noi consideriamo FOA illegittimo, pensiamo che non possa fare il presidente della RAI perché è già bocciato. Il 30 settembre scendiamo in piazza, insieme, per il nostro futuro, fianco a fianco per una nuova Europa, contro la Lega, contro i 5 Stelle, che vogliono solo isolarci e dividerci. Vogliamo un'Italia più forte, più giusta, che riparta da noi giovani. Noi abbiamo fame di futuro e non ce lo lasceremo portare via.